tutto è pronto, squadra in campo, grande atmosfera, questa è Livorno-Fiorentina. Battuta in mezzo, Toni! Pallone che termina sull'esterno della rete, qui Amelia aveva sbagliato l'uscita. Possesso di palla per Colucci, quindi De Ascentis si propone e ha spazio per sfondare Balleri. Viene dentro Balleri con questo tocco, attenzione, De Ascentis sul velo, collettivo alla fine, Lobo si salva. Parte Lucarelli con il destro, Lobot! Tutto bellissimo. Tocco dentro Vargas, forse con la mano, sì. Calcio di rigore, le proteste di Vargas, nessun dubbio per De Santis. Ma prende un po' prima la parte, diciamo così, tipo ascella e poi scende giù, forse anche un piccolo tocco. Parte Toni con il destro, Amelia dice di no, si salva il Livorno. La battuta a cercare Colucci, cross in mezzo, Galante cicca clamorosamente il pallone, Dainelli spazza via, che occasione per il Livorno. Ma è Galante, attento a te, finiamo stazione. Sì, perché c'è il cross di Balleri, Galante prova a rimettere in mezzo questo pallone, De Ascentis, destro, largo. Giro per Toni, grande stop a seguire Toni, qui aveva fatto tutto benissimo. La battuta in mezzo, Grandoni anticipato dall'intervento di Yufaluji, poi Coco sponda, Morrone, Galante largo, non di molto. Colucci, rigore, calcio di rigore per il Livorno. Adesso le proteste sono dei giocatori della Fiorentina, va giù Dainelli che stava cercando di protestare, Claude non ci crede, non ci crede nemmeno Prandelli. Il rosso per Dainelli. Parte Lucarelli, 1-0 Livorno, lui non ha sbagliato. Colucci va a cercare il movimento di Lucarelli, attenzione Lucarelli, destro! 2-0 Livorno, un gol straordinario. Ha vinto il Livorno, ha vinto Carlo Mazzone, 2-0 per la Fiorentina. Una sconfitta pesante anche se con delle attenuanti legate all'episodio che ha cambiato la storia della partita. Uomo Sky della Fiorentina Lobot, ma soprattutto uomo Sky del Livorno è stato Cristiano Lucarelli, autore di una doppietta.